Cosa fareste se salvaste qualcuno? Vorreste una ricompensa o lo fareste in modo disinteressato? Ma soprattutto, sareste disposti a mettere a rischio la vostra stessa vita per aiutare uno sconosciuto? La storia di oggi parla di un uomo dal cuore grande e di un gesto di coraggio e altruismo che cambiò per sempre la sua vita. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Questa storia inizia con la terribile tempesta tropicale che colpì le Filippine nell'agosto del 2012. Mario apre gli occhi all'improvviso, svegliato dalle urla delle persone per strada. Fa per scendere dal letto e si accorge che la sua casa è allagata. Si precipita alla finestra e ciò che vede gli mette i brividi. La città è allagata. Le persone in strada sono state scaraventate fuori dalle loro case dalla forte corrente e cercano di sopravvivere aggrappandosi ai tronchi degli alberi. L'uomo si precipita a prendere alcuni salvagenti e si fonda fuori, deciso ad aiutare quante più persone possibile. Ma la sua porta è bloccata. Così si lancia fuori dalla finestra e si ritrova anche lui trascinato dalla corrente. Da uno dei salvagente a un suo vicino di casa, poi nota una giovane ragazza aggrappata ad un albero che urla disperata. Nessuno l'aiuta, sono tutti impegnati a cercare di sopravvivere. Così Mario fa un respiro profondo e nuota verso di lei. La ragazza ha una gamba incastrata. Mario la libera e i due riescono a mettersi in salvo. L'uomo ancora non sa che quell'incontro cambierà per sempre la sua vita. Trovano riparo su un'altura dove svengono stravolti. Quando si risvegliano, Mario prova a tranquillizzare la ragazza. Scopre che non è di quelle parti, si chiama Aime, viene da Abu Dhabi e sta facendo un giro delle Filippine con una sua amica. I due sono feriti ed esausti. Respirano male a causa dell'acqua sporca. Mario le racconta della sua vita, della città, le dice che è un pescatore, che ama quello che fa e che ha usato tutti i giubbotti salvagente che aveva in casa per aiutare, ma ha paura di non aver fatto abbastanza. Mi hai salvato la vita, gli dice con un filo di voce Aime, mettendogli una mano sulla spalla e abbozzando un sorriso. Non lo dimenticherò mai. Intanto le squadre di soccorso e i volontari arrivano da tutto il mondo per aiutare la gente colpita dalla tempesta. Mario ed Aime vedono un elicottero e tirano finalmente un sospiro di sollievo. Li hanno trovati, ora finalmente li porteranno in salvo. L'elicottero si avvicina ed Aime inizia a gridare qualcosa nella sua lingua. Mario è confuso, non capisce. Due uomini prendono Aime e la portano in salvo sull'elicottero. Lei gli grida di aiutare anche Mario, gli spiega che gli deve la sua vita. Ma niente. L'elicottero prende il volo e Mario rimane a terra, solo e ferito. Dopo qualche ora si rende conto che i soccorsi non lo troveranno. Così racimola le forze e si incammina verso la città. Zoppica e respira ancora male, ma non ha scelta. Arrivato in città, scopre con orrore che è tutto distrutto. I sopravvissuti si muovono con la lentezza tra le macerie e le squadre stanno ancora cercando i corpi delle persone scomparse. Mario ha le lacrime agli occhi. Non è rimasto nulla del luogo in cui è cresciuto. La sua casa è completamente distrutta. Sono rimaste solo le fondamenta. Sconsolato, Mario si dirige alla spiaggia e scopre che della sua barca non c'è traccia. Non ha più niente. Si lascia cadere sulla sabbia e resta lì per giorni mangiando i frutti che raccoglie dagli alberi. Non ha nemmeno la forza di piangere. Non ha davvero più niente. Poi all'improvviso un altro elicottero atterra sulla spiaggia a pochi metri da lui.
Dall'elicottero scendono degli uomini in giacca e cravatta e poi un uomo anziano con una ragazza. Mario la riconosce subito. È Jaime. Lei gli corre incontro e gli getta le braccia al collo. «Ti abbiamo cercato per giorni!» dice tra le lacrime. «Poi mi sono ricordata che mi avevi detto che la spiaggia era il tuo posto preferito!» L'anziano signore dice qualcosa. Jaime si gira verso Mario e sorridendo gli spiega: «Questo è mio padre. Ti è immensamente grato per avermi salvato la vita e vuole sdebitarsi. Vieni sull'elicottero!» gli dice Jaime prendendolo per mano. Gli uomini in giacca e cravatta spiegano che il padre di Jaime è un ricco manager di una delle più importanti e fruttuose compagnie di petrolio degli Emirati Arabi e vuole offrirgli la possibilità di costruirsi una nuova vita ad Abu Dhabi lavorando nella compagnia con uno stipendio da favola. Mario non sa cosa dire, ringrazia con un grande sorriso, ma alla fine declina l'offerta. «Le sono grato, ma non so nulla di petrolio», dice. «Preferisco restare qui e aiutare a ricostruire la mia città. Per sua figlia», aggiunge infine, «non c'è bisogno che mi ringrazi per averla salvata. Ho fatto solo ciò che pensavo fosse giusto». «Sapevo che avresti detto così», dice Jaime sorridendo. «Da quello che mi hai raccontato, ho capito subito che non avresti mai accettato un regalo del genere. È per questo che abbiamo anche qualcos'altro per te», aggiunge indicando fuori dal finestrino. Mario si affaccia e guarda fuori. Stanno sorvolando il mare. Ci sono delle barche ormeggiate sulla costa. «Sono tue», spiega la ragazza sorridendo. Mario la abbraccia, è davvero senza parole. Mario vende alcune delle barche regalategli dal padre di Jaime e ne usa altre per riunire un gruppo di pescatori. Con i soldi ricavati dalla vendita delle barche e del pesce, aiuta gli oltre 400 sfollati che persero tutto in quella terribile alluvione. Guarda la sua gente rimettersi in piedi e ricominciare a vivere, ed è felice. Ancora non crede di meritare una ricompensa per aver aiutato Jaime, ma è grato a suo padre per avergli dato l'occasione di aiutare molti altri che non avevano più nulla. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia, ciao!